Buonasera amici di Sussur Crime, un saluto da parte del vostro Giampaolo Saccomano e dell'amico Stefano Mauri. Siamo in pieno Festival di Sanremo e vogliamo concludere l'argomento, ma ci sarebbe molto da dire, vi avverto fin da adesso, presunto suicidio del grande cantautore Luigi Tenco, avvenuto il 27 gennaio del 1963, proprio nella serata del venerdì, quando la canzone Ciao amore ciao di Tenco fu scartata. Avevamo detto che a trovare Tenco cadavere nella sua stanza, il primo fu Lucio Dalla, il quale però disse di non aver sentito lo sparo della pistola con il quale si sarebbe suicidato. E subito dopo arrivò Dalida, che era stata sua compagna e comunque era in gara con lui, ancora l'amica più intima, diciamo. Anche se Luigi Tenco aveva telefonato quella sera a Valeria, la sua compagna del momento, dicendole che il giorno dopo sarebbero partiti per il Kenya, il che fa supporre che non avesse intenzione di suicidarsi nonostante l'esclusione al festival con la canzone. Anche gli amici che avevano passato la serata con lui dicevano sì, è arrabbiato per questa esclusione e tutto, ma ci ha bevuto sopra, ci è passato sopra. In realtà avrebbe lasciato un biglietto nel quale giustificava questo gesto come atto di protesta nei confronti appunto della giuria di Sanremo. Questo biglietto fu trovato dopo il fatto che nella stanza praticamente ci entrò di tutto, in quanto non fu isolata la zona, non fu presa le fotografie, non sono prese le fotografie di rito al momento giusto. E si dovette poi riportare il cadavere del povero Tenco, rimetterlo in posizione e scattare le fotografie successivamente, sbagliando addirittura il tipo di pistola con il quale si sarebbe suicidato, perché gli fu messa vicino una beretta, mentre in realtà si suicidò con la Walther PK, che era quella che effettivamente teneva in dotazione per uso personale. Non sono gli unici dubbi che rimangono e quasi tutti derivano dal fatto che il commissario Molinari, che si occupò dell'inchiesta, non dispose l'autopsia, per cui noi sappiamo che sulle mani di Tenco non furono trovate tracce di polvere da sparo, sappiamo questa cosa appunto della pistola che non era nella posizione giusta e non era quella con cui si era sparato. E ci rimangono dei dubbi sul fatto che non si fosse sentito lo sparo della pistola, il che fa pensare, fa supporre che il presunto suicidio, tra virgolette, sia avvenuto in un altro luogo. E inoltre resteremo praticamente sempre con il dubbio perché non fu fatta l'autopsia e quindi non sappiamo se gli fosse stato somministrato qualche cosa, in che stato fisico fosse, se avesse preso dei farmaci o assunto altre sostanze, volente o nolente. Sappiamo che aveva intenzione, perché questo lo aveva detto chiaramente, di rilasciare un dossier nel quale praticamente parlava di un giro di scommesse legate al Festival di Sanremo e a quelli che sono praticamente i retroscena dubbi della manifestazione, ma sappiamo che questo dossier non fu mai trovato e questa potrebbe essere una motivazione già sufficiente per il presunto suicidio. Teniamo presente che poi Dalida frequentava in quel periodo un individuo sospettato di essere uno appartenente al clan dei Marsigliesi. Il commissario Molinari, che si occupò della cosa, è un poliziotto piuttosto chiacchierato, in quanto, essendo iscritto alla P2, fu sospettato per altri protocolli un po' leggeri utilizzati nella sua carriera. In particolare riguardo ad un sequestro molto importante che è quello di Milena Sucre, del quale magari parleremo in un'altra occasione perché è un episodio importante della cronaca nera italiana. Quindi rimane il dubbio, si è suicidato Luigi Tenco oppure è stato suicidato, come si suol dire?
Non lo sapremo mai. L'unica cosa che con certezza sappiamo è che quella sera ci ha privato di uno dei grandi poeti della canzone italiana del Novecento e dei giorni nostri. Basti pensare che le sue canzoni ce le abbiamo tutte nel cuore. Alla prossima puntata di Social Crime vi saluto e vi auguro una buona continuazione con il Festival di Sanremo 2024.